in altre città italiane. I contenuti di questo fumetto, manga o libro che si voglia, credo che vi siano noti e lasceremo all'autrice e a Lisa Black, che la accompagna e che ringrazio, la discussione sul senso di un'edizione di questo tipo. Sui principi ovviamente noi siamo totalmente vicini e d'accordo e vorrei ringraziare anche Lorenzo Bastida che ha pensato a questo spazio per un'iniziativa che riteniamo molto interessante. Lascio la parola all'autrice e a Lisa Clark perché vi dicano cose molto più importanti di quelle che possa dire io. Grazie ancora. Io sono Lisa Clark, come ci ha detto il nostro gentile ospite, padrone di casa direi, bellissimo questo spazio che io che vivo a Firenze non conoscevo, e mi vergogno di questo. Io faccio parte di varie associazioni che da tempo fanno parte delle reti internazionali che si battono per la messa al bando delle bombe atomiche, delle armi nucleari. Sapete che le altre armi di distruzione di massa sono già state messe al bando, mancano quelle nucleari, quelle forse più terribili tra tutte. Quest'anno tra l'altro è il 70°, più tardi magari cercheremo di raccontare un po' delle cose che ci sono in programma per ricordare il 70° della distruzione di Hiroshima e Nagasaki. Con Fukushima naturalmente abbiamo una commistione tra il nucleare militare e il nucleare civile, che è un punto che noi in Italia abbiamo collegato pochi mesi dopo, in occasione del nostro referendum, che vi ricorderete nel 2011. Noi dei movimenti per il disarmo nucleare abbiamo contribuito non la parte scientifica, ma la parte, come dire, morale ed etica all'opposizione all'energia civile. Questo ci teniamo a dirlo anche all'autrice, a Yuka, all'autrice del fumetto, perché è una situazione la nostra in Italia forse un po' diversa rispetto ad altri paesi. Ma abbiamo, noi li chiamiamo i gemelli siamesi e credo che sia così in tutto il mondo, che veramente sono due, è la stessa tecnologia, abbiamo qui anche Angelo Baracca che ne sa assolutamente più di me, e se noi anche un giorno riuscissimo a mettere al bando tutte le armi nucleari, se invece lasciassimo in vita le centrali, avremmo sempre la possibilità in varie parti del mondo che qualcuno ricostruisse altre armi nucleari. Per questo noi crediamo che sia particolarmente importante il contributo dei disarmisti e che i disarmisti si alleino con le persone contrarie al nucleare civile. Io credo che dovremmo adesso ascoltare l'autrice con la presentazione del suo libro e dopo vedremo un po' in che modo possiamo interagire. Buongiorno.長崎から来ました西岡由香と申します。読み木山由香西岡通り屋になります。フィレンツェの皆さんにお会いできてとっても嬉しいです。またどこにでやるのか。私は長崎で原爆や原発をテーマにした漫画を描いています。今ディゼインをスクリーブイリブリス原発スネンツチェントラルヌクレアレオバンバートニカスタンドは長崎。斉藤ゆかりさんは私の大切な友人なんですが、私の漫画を斉藤さんが、イタリアで翻訳して出版してくださいました。
questo caso tradurre quello che dice lei è un po' per me difficile. Yukari Saiko, che sono io, è un'amica importante che ha presentato questo libro e ha presentato il mio libro. Ce l'avete la copia del libro? Sì. No, noi non ce l'abbiamo perché... Stava a prendere. Ecco, l'originale è questo qua. Questo è il manga originale di Giappone. Qualcuno se vuole guardare, facciamo lì un attimo. Invece questa edizione italiana, tra l'altro ristampata con qualche correzione tecnica. Quindi inizierei con il discorso sull'incidente nucleare di Fukushima. 2011年の3月11日に日本の東日本で大きな地震が起こりました。Come sapete, il 11 marzo del 2011 nel Giappone orientale c'è stato questo grande sisma. そして福島の第一原発が次々に爆発を起こしました。E poi subito dopo è susseguito una serie di esplosioni alla centrale di Fukushima Daiichi. 原発の中のたくさんの放射性物質が外にばらまかれてしまいました。Per cui sono stati sparsi vari materiali nucleari, materiali radioattivi dalla centrale.福島の人たちだけで今も約16万人の人たちが避難生活を続けています。Tuttora circa 160.000 persone solo nella provincia di Fukushima sono costrette alla vita evacuata。そして子どもたちの甲状腺のがんも増えています。Poi c'è un aumento dei casi di tumori alle tiroide per i bambini。事故は未だに収束していなくって、たくさんの作業員が原発で今作業に当たっています。E poi nel frattempo l'incidente è tutto altro che sta rientrando allarme, ci sono tantissimi lavoratori che stanno lavorando esponendo alle radiazioni。一日に7000人だと言われています。この散るか7000人だと言われています。こんにちは。今からもし1000年ぐらい経って1000年先の人たちがもし今の地層を見たら核戦争が起こったんだって思うかもしれません。プレゼント100年に se qualcuna umanità delle generazioni future facessero indagini geologiche probabilmente crederanno che sia scoppiata una guerra nucleare。これは事故で爆発した福島第一原発ですけれども、原発の事故はスローモーションの核戦争のようです。Questa immagine forse l'avete visto alla centrale di Fukushima Daiichi. Secondo me l'esplosione della centrale è una specie di guerra nucleare al ritmo rallentato.私はこれまで原爆について書いてきましたけれども、原発については書いてきませんでした。Io fino a quel momento avevo scritto vari libri sulla bomba atomica, sul risultato della bomba atomica, però non mi sono mai occupato della centrale nucleare.原発事故の後に放射能などについて。たくさんの人たち、特に子どもたちに伝えたいと思って書いたのが今回しているアトミックドラゴンです。Il libro che avessi preso in mano è un prodotto che ho pensato dopo l'incidente, volendo trasmettere, far conoscere i dettagli sul nucleare, soprattutto ai bambini。内容は小学校の女の子が原爆や原発について勉強する
というストーリーです。En la historia es que una bambina que frecuenta la escuela elemental estudia cómo funciona el lenguaje nuclear. 実際に福島の小学校でこの本を紹介してくれたところもあります。 En efecto, en la escuela elemental de Fukushima, cualquier escuela que ha usado este libro. タイトルにしたアトミックドラゴンというのは、核エネルギーのことです。El título dice Dragoni Atomici. Dragoni Atomici que son sino un símbolo, una especie de símbolo de la energía nuclear. 原爆の被爆者の人は、こう言います。核と、人類は共存できない。被爆者、forse molti di voi avete sentito parlare, sono sopravvissuti alla bomba atomica, dicono che nucleare e l'umanità non possono convivere. 私も福島の第一原発事故の後、福島を訪れました。Anch'io ho visitato Fukushima dopo l'incidente. 放射線が多いので、放射線量が高いので、人がいなくなった、誰もいない村に立った時に、放射能というのは、命とか生活を破壊するんだなって実感しました。ho sentito proprio che questa convivenza è impossibile quando sono andato in uno dei posti dove non c'è la vita. 私がこの漫画で皆さんに問いかけたかったのは、私たちはこれからも核エネルギーを核兵器や原発の形で持ち続けていいんだろうかということです。Quello che volevo interrogare di questo libro è che noi come umanità vogliamo continuare a usare energia o dati nucleari o no?たくさんの人たちが、自分のこととして考えてくれたらいいなと思ってます。Quello che dice ogni lettore nega come una questione personale sua。イタリアは、福島の事故の後、国民投票で、脱原発を決めましたが、とっても素晴らしいことだと思っています。イタリアで地図に過ぎたl'incidente di Fukushima, con referendum avete scelto di non usare più nucleare, che per seconda volta avete scelto, è una cosa stupenda. 日本でも原発事故をきっかけに、日本の人たちの意識が大きく変わりました。Anche in Giappone in seguito all'incidente la coscienza del popolo, coscienza dei cittadini è molto cambiata.たくさんの人が原発の危険について知ることになりました。Tantissime persone sono venute a conoscenza del pericolo del nucleare. 原発をやめようというので、たくさんの人たちがデモをしています。これはデモの写真です。Questa è una delle poche immagini delle grandi manifestazioni in Giappone che molte persone hanno cominciato a manifestarsi.それから、これは電力会社の前に、原発反対のテントを今4年間張り続けている人がいます。福岡です。福岡の九州電力。Questo a Fukuoka è una zona non molto lontana da Nagasaki. Di fronte a un'azienda elettrica della zona hanno impiantato una tenda per protestare, chiedere di smettere di usare nucleare. C'è anche a Tokyo, ci sono vari posti con queste tende. Tokyo とか鹿児島も tende が。ci sono a Tokyo e anche a 鹿児島県の南部。Da 4 anni stanno manifestando anche a Tokyo. そして電気を原発から自然エネルギーに変えようっていう動きもとても広がっています。C'è anche un grande movimento dei cittadini di trasformare, cioè destinare l'uso della fonte da nucleare ai rinnovabili, la scelta, cambiamento della scelta.自然を破壊するのではなくて、自然と共に生きようとする方にシフトする人たちがたくさんいます。ci sono molte persone che hanno scelto cambiando il modo di vivere da una vita di convivenza con la natura anziché lottare contro la natura.
ほどになるかな。今、日本では原発は一気も動いていません。Forse sapete che attualmente nessuna centrale nucleare in Giappone è in attivo, cioè tutte sono ferme. Da circa 600 giorni, tutte ferme, quindi a nucleare zero. Purtroppo il governo giapponese adesso stanno facendo tutto per cominciare di nuovo con il nucleare, riprendere di attivare. でも日本ではいろんな人たちが原発を止めるために頑張っています。Però in Giappone ci sono tantissime persone in varie zone che stanno lottando per fermare, non farli attivare. 例えば、地震学者、per esempio un sismologo, dei sismologi, 火山学者の人、oppure vulcanologi, それから裁判官、giudici,小説家も、それからロマンゼリー、アーティストの人たち、市民の人たちもたくさんのデモをしたりして反対の声を ci sono molti a alzare le voci e quindi protestare e cercare di fermare。 では週刊金曜日っていう毎週金曜日に Questa è una settimanale giapponese che si chiama Venerdì e che sono Venerdì. Io ho una rubrica di fumetto, una striscia. こういう本で原発についての情報を市民の人たちに提供しています。Quindi sto cercando di diffondere parlare su queste questioni.ここからは原爆についてお話しします。Adesso però passerò il discorso alle bombe atomiche。原爆は1945年の8月の6日に広島、9日長崎に投下されました。Le bombe atomiche sono state sganciate sopra Hiroshima il 6 agosto del 1945. Poi, tre giorni dopo a Nagasaki。私の祖父は被爆者です。Mio nonno è un fibaccia. これは、ha subito nella reazione. これは今の新聞記者が、もし当時新聞が出ていたら、どんな、記事を出したかっていうのを作った。Questo è un giornale prodotto dai contemporanei, però immaginando se a quel momento fosse uscito un numero.Speciale dopo quel giorno avrebbero scritto così. Questa è una produzione di 10 anni fa. Questa è l'originale giapponese. Magari facciamo girare. Anche questo è in inglese, non leggo meglio. Più probabile.Comunque immagine come trattare che è quanto sia grande. Nagasaki の学校は、Nagasaki の全ての学校は8月の9日が登校日です。Il 9 agosto naturalmente è messa vacanze estive, però tutte le scuole nella provincia di Nagasaki bambini vanno a scuola.子どもたちは夏休みですけども、その日学校に行って原爆の勉強をします。Nonostante durante le vacanze i bambini vanno a scuola e in quel giorno studiano sulla bomba atomica。そして子どもの頃から原爆について、それから戦争は絶対しちゃいけないことについて勉強します。E quindi studiano da piccoli sulla bomba atomica e anche il fatto che la guerra è una cosa da non fare。長崎では学校だけではなくて、毎日のように、平和についてのイベントとか、学習会が開かれてきています。長崎quasi tutti i giorni non solo le scuole ci sono qua, c'è sempre qualche manifestazione sulla piazza. Tutti i giorni presenti ci sono tutti i giorni.私は長崎に生まれて、長崎に育ちました。Io sono nata e cresciuta a Nagasaki.
それまでは長崎シンフォニーオーケストラのマネージャーをしていました。どういった活動をマネージャーするオーケストラのかやりながら、私が平和活動に関わるようになったきっかけは、ピースボートに乗ったことでした。motivo per cui ho cambiato la mia vita, che sono diventata attiva nel campo dei movimenti di prima pace, era questo Peace Boat. Peace Boat è una crociera, letteralmente è una crociera per la pace, ecco, che su cui mi sono imbarcata nel 1999. ピースボートは日本の市民団体 NGO です。ピースボートは日本のオーガニゼーションのボールの船です。約700人、ほとんど日本人ですけど乗っています。えー、una crociera che porta a circa 700 passeggeri, normalmente maggior parte giapponesi。約3ヶ月で世界一周をして、約20カ国ぐらいを訪れます。Normalmente fanno un giro del mondo in circa 3 mesi, visitando una ventina di paesi. 船の中では、学習会とか、スポーツとか音楽とか、1日100ぐらいのセミナー文化会が発生。Mentre si viaggia tra un posto e l'altro, ci sono ogni giorno dei tanti centinaio di iniziative di vari corsi o sport o seminari eccetera eccetera. 訪れた国で、長崎から来ましたと言ったら、その国の人たちがとてもフレンドリーになるんですね。Quando ho viaggiato nei paesi dove abbiamo visitato, quando mi dicevo che venivo da Nagasaki, trovavo la gente molto più amichevole, che cambiava. 世界中の人たちが広島長崎のことを知っていることに私はびっくりしました。広島にいますと、molto colpito, sorpreso, infatti, che tutta la gente del mondo sapeva広島長崎。それは世界中の人たちがかつての戦争の痛みを記憶しているからだと思います。ho pensato che era per il fatto che il mondo ricordava i dolori della guerra。長崎という名前は、人々とつながるパスポートとだと思いました。ho pensato che mi ha dato l'idea che長崎come se fosse un passaporto per me。per collegarmi con il mondo。 私は子供の頃から漫画を描いてたんですけども、ピースボートに乗る前まではラブストーリーとかを描いていました。io disegno manga, manga fumetto da piccolissima, però finché non facevo questa esperienza con Peace Boat, disegnavo spesso storia d'amore così。でもピースボートから描いた後に、原爆の漫画を描いて世界に発信したいと思いました。Però dopo l'esperienza con la Peace Boat ho pensato, ma magari posso raccontare la storia di Nagasaki attraverso questo。今被爆者の平均年齢は80歳を超えました。Adesso l'età media dei sopravvissuti alle bombe ha superato 80 anni。いつかその被爆者がいなくなる時代がやってきます。Quindi, un giorno non ci sarà più nessuno sopravvissuto。そのためにいろんな形で継承の努力が今行われています。 Per cui ci sono molti sforzi per tramandare le memoria alle generazioni future。でも原爆が原爆の被爆者の人は、私がどんなにその悲惨なシーンを描いてもこんなものじゃないって言います。Io disegno delle scene descritte da sopravvissuti, però i sopravvissuti quando vedono le mie opere dicono ma non è così, cioè è molto più tremendo。でも伝えなければ
その記憶っていうのは途切れてしまいます。Eppure se non cerchiamo di trasmettere in qualche modo anche se in completo sarà zero, cioè non ci sarà più niente。今いろんな人たちが、その記憶、原爆の記憶を、伝えようと努力しています。Per cui molte persone cercano di trasmettere questi ricordi, queste esperienze。演劇や音楽や、ダンスなどで、anche attraverso teatro, danza, la musica。anche in forma di arte, per esempio, possiamo farvi vedere è una cosa che state disegnando. È cartone non animata.これは私が書いた紙芝居なんですけども、ラストーリーシージーラのデレッドです。これは池田さんという方の。ストーリーなんですけれども、Questa è di una storia di signor Ikeda。お母さんと一緒に歩いていた時に原爆が、炸裂します。Quando camminava con mamma scoppia la bomba。で、家に帰ってみると家は焼けてなくなっています。Casa non c'è più。周りの人たちもみんな。やけどしてる persone di intorno che conoscevano di più すごい。で、妹さんも、真っ黒焦げになって亡くなりました。Anche la sorellina era tutto bruciato。弟さんも亡くなって、一人で、その遺体を焼いたそうです。Quindi anche fratellino è morto per cui ha dovuto cremare da solo。兄弟の方も次々に亡くなっていきました。トッティガテリスのトンボをある日見つけたそうです。ジョンのある日見つけた。なので、もしかしたら生きられるかもしれない。パスナリベルラ。スクダテクノンベトラ。パスナリベルラ。リベルラ、シーシー。ケアペンサートはパッとペンサーケフォルセポスビーデレ。これはお姉さんも病気になってしまって、お姉さんも、亡くなるんですけど、アンケラソレッラエママラタエポイモリラ。お姉さんは亡くなる前に天皇陛下万歳万歳をして、ラソレッラマジョーレピュグランデディルイプリマディモリレアデト万歳ペルインテラトレビバインテラトレで亡くなったそうです。その後、池田さんはその中学校を辞めて必死に働いたそうです。ha dovuto rinunciare a studiare le medie e poi ha dovuto lavorare。でもお母さんも、亡くなってしまいました。anche la mamma è poi morta。そして、お父さんも、亡くなってしまいました。poi anche papà è deceduto。池田さんはいろいろ体も弱いんですけれども、長崎で必死に原爆のことをたくさんの人に伝えたい。Lui stesso, signor Ikeda, che si è assalito a Ginevra, continua a testimoniare. Amen.今ご紹介したのはこの一つですけれども、他にもたくさんの人が、50種類ぐらい紙芝居を作っています。Questa è una delle forme molto popolari per trasmettere i ricordi e ci sono una cinquantina di opere di questo genere. Ne abbiamo ancora altre due pubblicate.被爆者の人たちが、伝えたいことというのは大きく分けて3つあります。Principalmente ci sono tre cose molto importanti che molti sopravvissuti vogliono presentare。原爆はある日突然
雨のように落ちてくるのではなくて、戦争があったから落とされたんだということ。Le bombe atomique non sono cadute così improvvisamente, ma sono cadute perché c'era la guerra。被害だけではなくて、加害も忘れてはいけないということです。Non bisogna scordare anche ciò che i giapponesi hanno fatto contro altri paesi, non solo il ricordo della vittima. 2つ目は、原爆が投下された時にどんな悲惨な状況だったかということ。Quello era primo. E secondo, come era disastroso, tragico l'effetto della bomba.3つ目はもう繰り返してはいけないということです。だから被爆者の人たちは、ノーモア長崎、ノーモア被爆者を言い続けています。per cui tutti i sopravvissuti continuano a fare appello per dire mai più Nagasaki, mai più被爆者。原爆が落とされたそのグラウンドゼロですね、爆心地には87の家がありました。年齢ピチェントルチェグラウンドゼロでのボンバートニカ広島長崎チェラの87カーで今平和公園がところでアトルミンデチュそこには約400人が暮らしていたそうです。リベラのチルトクワトルジェントですよね。でも原爆が落とされたことで、そこ原爆が落とされた後そこにあったのは30センチぐらいの黒い塊だったそうです。ma subito dopo il gancio della bomba ciò che rimasta era circa uno strato di 30 centimetri di cosa roba nera。そして原爆は落とされて終わりではありません。poi un altro fatto molto importante che la bomba atomica non finisce quando viene sganciata。放射能は遺伝子を傷つけて、ずっと長い時間、健康の不安をもたらします。siccome le radiazioni che la bomba emana viene trasmesso dura molto lungo, quindi le persone che hanno subito devono convivere con insicurezza, con inquietudine sulla salute, preoccupazione della salute。放射能が体にどういう影響をもたらすかというのはまだ医学でもはっきり分かっていません。Non è ancora completamente chiarita dalla medicina, dai studi della medicina, che effetto può provocare la radiazione。だから被爆者の子供や孫までずっと病気になるんじゃないかという不安を持っています。 per cui preoccupazione sulla salute viene trasmessa anche a generazioni future, cioè ai figli, ai nipoti。 私たちがノーモア被爆者というふうに訴えるのはもう誰にもこんな思いはさせたくないと思うからです。Quando noi diciamo mai più i vaccini, mai più le bombe, è perché nessuno, vogliamo che nessuno soffra questo tipo di preoccupazione anche。私は原爆を直接受けたわけではありません。Io non ho subito la bomba, non sono una vittima diretta della bomba。でも被爆者と会うことで心に被爆をするんだと思います。Però incontrando con i sopravvissuti in certo senso anch'io divento una 被爆者 spiritualmente。心に被爆したものとして長崎からこれからも漫画を描き続けていきたいと思います。Quindi anch'io vorrei continuare a disegnare queste storie come una 被爆者 spirituale。ここまで聞いていただいてありがとうございました。グラッツェ。